passione per il circo mia e di mio fratello Orazio nasce da quando eravamo ragazzini. Ogni volta che arrivava uno spettacolo viaggiante nel paese, noi andavamo con questi occhi che ci brillavano ogni volta a vedere sin dalle prime battute quel che si poteva fare. Chiaramente al mattino presto, prima di andare a scuola, addirittura andare a vedere le fasi di montaggio del grande spettacolo viaggiante. E poi tra l'altro c'è anche qualcosa in più, cioè a me per esempio, io sono un appassionato di camion e a me vedere tutti questi trasporti un po' particolari mi facevano diventare ancora più contento di quello che fossi, forse anche legato al fatto che nostro padre era un camionista. C'è da dire anche che, oltre che chiaramente vedere le fasi di montaggio del circo, poi si andava a vedere anche lo spettacolo. E lo spettacolo chiaramente sfido qualsiasi bambino a non rimanere affascinato da questa grande attrazione. Noi così cosa abbiamo fatto? I nostri giochi invece che giocare con i soldatini, anzi i nostri soldatini si trasformavano praticamente in eroi del circo. Poi pian piano, quando siamo diventati un po' più grandicelli, intorno ai 10, 11, 11 anni, 12 anni, abbiamo visto che c'erano i primi camion, un po' più ridotti, fatti già in scalo 1,43 dalla Jackson. Li abbiamo ancora, sono decimali, ma li stiamo usando ancora perché non li abbiamo abbandonati, sono i precursori del nostro circo, il Canone 43. C'è da dire che l'abbiamo iniziato così a quell'età, poi ci siamo fermati per tanti, tantissimi anni, anche se ogni tanto la nostra voglia di rimettersi in pista e provarci a farlo come si deve c'era sempre. E dopo finalmente, dopo tanti anni, siamo riusciti e ci siamo finalmente rimessi in pista e ancora adesso siamo ancora sulla strada per completare questo nostro sogno. Queste idee è bello condividerle perché comunque danno spunto. Per esempio Orazio, dal modello lì del Finder della centrale elettrica, che è un vecchio mezzo col musone lungo degli anni 50 fatto dalla Isto, lui ci ha voluto fare il trasporto gorilla e di recente mi sembra di aver visto qualcun altro che ha preso lo stesso mezzo, l'ha trasformato e ha fatto trasporto, non so, sempre animali, ma non mi ricordo che cosa. Quindi questo vuol dire che cosa? Che le idee servono anche agli altri, a chi vuole cimentarsi in questa passione. Se vedi su tanti siti o blog, la gente spiega poco i propri segreti che usa, che poi magari, cioè, sono delle banalità e magari ti toglie un sacco di lavoro da fare. Uno ci arriva con una strategia molto più lunga, molto più complessa. C'è dietro uno studio, c'è dietro un sacco di lavoro. È vero poi tra l'altro che il giocattolone è una cosa e il modellismo è un'altra. Infatti io voglio sempre arricchire il più possibile di particolari le scene del circo, perché comunque noi vogliamo realizzarlo esattamente come se lo vivessimo, come se fossimo all'interno del circo, se fossimo dei circensi anche noi, e quindi questa cosa mi appassiona. Noi cerchiamo di. Ci siamo imposti che il nostro circo deve essere completamente smontabile, cioè non deve essere. Cioè deve essere smontabile e caricabile sui mezzi. Noi vogliamo avvicinarci alla realtà il più possibile. Sì, io volentieri questa cosa del canale la vedo positivissima. Una nuova forma di contatto e di unione tra chi il modellismo circense lo vuole seguire, perché è un'ottima cosa. Io ti abbraccio e ti saluto anche da parte di Orazio e ci sentiamo presto. Ciao, un abbraccio, ciao.